Salve a tutti da Giuseppe Regozzino, siamo qui con un altro prodotto Panasonic. Dopo essere tornata nell'ambito smartphones con l'Eluga, Panasonic decide quindi di rinfrescare la propria immagine e presenta a Milano un paio di giorni fa le cuffie della serie 3, della serie 5. In questo caso, come vedete, abbiamo un esemplare della serie 3. Queste cuffie progettate, pensate, immaginate per essere utilizzate strada facendo, vengono quindi ad essere il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda appunto Panasonic, per quanto riguarda il settore mobile. Viene ipotizzato quindi il loro impiego a fianco di Eluga, è altrettanto ovvio che, essendo comunque compatibili con tutti i dispositivi dotati di uscita audio, è possibile andare a impiegarle anche con il vostro smartphone, sia esso un iPhone o un Nokia 808. Procediamo adesso allo spacchettamento del prodotto. Come vedete, abbiamo una confezione interamente in plastica, abbiamo quindi visibilità diretta del prodotto. Procediamo adesso all'apertura, all'estrazione, e iniziamo quindi a vedere da vicino il prodotto. State ovviamente attenti alla salute dei sigilli, poiché ovviamente certificano il fatto di avere un prodotto originale. Nel momento in cui procedete quindi all'apertura del box, controllate anche di non effettuare eventuali danni durante appunto l'apertura stessa, poiché potreste appunto arrivare anche a danneggiare il prodotto nel momento in cui, per esempio, vi sfugge alla presa. Abbiamo quindi guadagnato l'interno del prodotto. Come vedete, abbiamo le cuffie saldamente poste all'interno della confezione. Panasonic, marca in bella evidenza. Per essere precisi, nello specifico parliamo del modello RPHXD3. Vediamo adesso di guadagnare la libertà anche delle cuffie. Cominciamo quindi a vedere nella parte posteriore cos'è contenuto. A questo punto guadagniamo quindi la disponibilità del prodotto. Come vedete, è decisamente ben imbustato, abbiamo una protezione in plastica sia da un lato che dall'altro. Siate ovviamente delicati così da non rischiare eventuali danni alle cuffie stesse. Nel momento in cui voi ovviamente avete la facoltà di gestire le vostre cuffie, come vedete avete anche un adattatore utilizzabile appunto come impiego tradizionale delle cuffie in questione, avete anche una guida, suppongo, all'uso. È in più lingue, vediamo in inglese. Vi spiega in sostanza come eliminare le cuffie una volta che hanno cessato la loro funzione. Andiamo quindi a liberare le stesse dallo scotch. Come vedete, parliamo di cuffie dimensionalmente comunque compatte. Notiamo una parziale capacità di cedere all'eventuale pressione, quindi abbiamo un'imbottitura parzialmente morbida. Dal punto di vista del design, poi siete liberissimi di giudicarle come meglio credete, saranno da noi messe in funzione, vedremo quindi un attimino come si comportano, vedremo ovviamente di testarle sul campo. Detto questo, non credo francamente ci sia altro da sottolineare in merito al prodotto in questione, poiché appunto parliamo essenzialmente di un paio di cuffie utilizzabili in pratica con il vostro sistema audio preferito. La demo si completa così, non c'è altro da mostrarvi, io quindi vi saluto, all'interno della confezione non c'è nient'altro appunto. Io quindi vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e attraverso i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto a presto da Giuseppe Ragozzino.